L'acciaio da cemento armato fino alla temperatura di circa 200 gradi centigradi non subisce un apprezzabile decadimento della sua resistenza. La resistenza diventa nulla alle temperature dell'ordine di 600 gradi. Il calcestruzzo, per esempio, fino a 300 gradi non ha grosse problematiche. L'acciaio invece da precompressione è estremamente sensibile all'innalzamento delle temperature. L'acciaio invece da carpenteria, quindi tradizionali profili metallici, fino a una temperatura dell'ordine di 400-450 gradi centigradi, non subisce grosse perdite a livello di resistenza. Però all'aumentare della temperatura la resistenza in modo quasi lineare cala, invece abbiamo una repentina riduzione del suo modulo elastico, in pratica tende a sciogliersi. Abbiamo visto l'acciaio, abbiamo visto il calcestruzzo, se li uniamo assieme nasce appunto il cemento armato. E sotto carico di incendio il primo elemento che tende a scoppiare è proprio il copriferro, ossia il calcestruzzo che ricopre le armature. All'aumentare della temperatura perde anche l'aderenza tra acciaio e calcestruzzo, e questa è una caratteristica propria dell'acciaio da precompressione, fino a una perdita costante di resistenza e quindi al crollo dell'elemento strutturale. Il legno, come vedremo successivamente, non collassa mai per perdita di resistenza, ma bensì per riduzione di sezione.